Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dallo stadio comunale di Prato Casergamo, destino De Cicco, seconda giornata del campionato nazionale Under 17 riservato alle formazioni di Serie A e B. Sono sul rettangolo di gioco i padroni di casa dell'Avellino in completa tenuta bianca e i rossoverdi della Ternana. Tutto pronto per l'inizio del match, padroni di casa che nel corso di questo primo tempo attaccheranno dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso per la Ternana. È stato osservato un minuto di raccoglimento perché il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Carlo Tavecchio, ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento su tutti i campi per le vittime del nubifragio che ha colpito la città di Livorno, come disposto appunto dal presidente Tavecchio nel corso di questo fine settimana. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dall'Avellino Under 15, seguiamo la prima azione della Ternana, libera l'area di rigore Giordano, prova a ripartire la formazione di casa, intercetta Serafini, maglia numero 3. Allora, passiamo alla lettura delle distinte. L'Avellino schiera Gammone tra i pali, numero 1, 2 Siano, 3 Festa, 4 Visconti, 5 Giordano, 6 Parisi, 7 Esposito, 8 Rossi, 9 Pescicolo, 10 D'Angelo, 11 Capasso. A disposizione Genovese, Ferro, Capuzzo, Guaracino, Rinaldi, Buonagura, De Luca, Musto e Palladino. Allenatore signor Bevilacqua. La Ternana schiera Zingaretti numero 1, Colaleli numero 2, Serafini 3, Pompei 4, Manaldi 5, Monesi 6, Rossatelli 7, numero 8 Sabatini, 9 Agostini, 10 Lamberti, 11 Giacomelli. In panchina si sono Locci, Settimi, Borriello, Torto, Scarabattoli, Menghini, Blasi, Giaccherini e Iurcu. Allena il signor Borrello. La terna arbitrale è composta dai signori Angelo Praiola di Avellino e segnalini sono Claudio Giangreco di Salerno e Riccardo Marcone di Nocera Inferiore. Il match è iniziato da quasi due minuti, l'uscita bassa del portiere ternano Zingaretti, messa laterale in zona d'attacco in favore dell'Avellino. La palla è per Rossi, lo scambio con il compagno ma è terminato in fuorigioco. Calcio di punizione per la squadra rosso-verde. Ecco la battuta. Palla indietro per Zingaretti. Pompei. Ancora palla di ritorno all'estremo difensore ternano. Ecco la formazione ospite in movimento. Il lungo lancio. Palla direttamente tra le braccia di Gammone. Deciso se servire corto o lanciare lungo, ha servito corto e ha messo in movimento il numero 5 Giordano. Palla allontanata dalla Ternana, raccolta dai calciatori dell'Avellino, il colpo di testa del numero 9 Pescicolo, rimessa laterale in favore della formazione umbra proprio nei pressi della panchina ospite. Le indicazioni di mister Borrello, in piedi anche Bevilacqua. E pian piano gli spalti del modestico De Cicco vanno riempiendosi per questa sfida del campionato nazionale Under 15. La rimessa laterale operata da Serafini, allontana ancora Giordano, D'Angelo, ancora l'Avellino. Il tocco di Esposito di disorientare l'avversario ha rimediato il difensore della Ternana. Bello il guizzo di Esposito, gli applausi del pubblico di Prato La Serra. Parisi, Festa, la palla non è più giocabile, rimessa laterale in favore della Ternana. Provano a scambiare i rossoverdi, rimessa laterale stavolta per l'Avellino. Da Festa al capitano Giordano. Siano,
di testa respinge Lamberti, palla direttamente in fallo laterale. Su Esposito c'era stato l'intervento provvidenziale di Monesi a chiudere, dopo che il numero 7 biancoverde aveva saltato con abilità l'avversario diretto. Pompei, pasticcia Pompei, Sabatini, il capitano della Ternana, il palleggio di Manaldi, il pressing efficace dei biancoverdi, Esposito per l'Avellino, insiste la formazione di casa, poi manca l'assolo decisivo, il calcio di punizione per la squadra ospite. Formazione di casa ha iniziato questa gara con un buon piglio. Pompei alla battuta del calcio di punizione. Avellino che è reduce della vittoria nella gara inaugurale di Benevento 3-1 nel derby campano. La Ternana ha subito un pesante 4-0 dai pari categoria del Napoli. Attenzione all'inserimento, la parata di Gammone sull'inserimento, se non andiamo ai lati di Lamberti. Ternana pericolosa al quinto minuto, bucata nettamente la difesa irpina, provvidenziale l'uscita di Gammone su Lamberti, esterno difensore biancoverde, è riuscito a neutralizzare la conclusione ravvicinata del centrocampista ternano, che si era inserito alla perfezione. Ternana vicinissima al vantaggio. Adesso c'è rimessa laterale per l'Avellino, pericolo scampato per la formazione allenata da Bevilacqua. Pescicolo dall'altra parte, duello in velocità tra i due numeri 11, Capasso e Giacomelli. La rimessa laterale per la Ternana, nessuno dei due è arrivato sul pallone. Adesso Monesi, rubata palla a Lamberti, la conclusione debole dalla media distanza, tiro senza pretese da parte del calciatore biancoverde. Vanno giù in due, lascia correre il direttore di gara. Era Rossi ad averci provato in maniera troppo molle dalla distanza. Esposito che beffa ancora l'avversario. Pompei, Esposito insiste, riparte la Ternana. Un po' di superficialità nei disimpegni difensivi da parte dei calciatori della Ternana, ma sinora l'Avellino non è stata brava ad approfittarne. La posizione regolare di Esposito, fuori gioco. Con qualche secondo di ritardo l'assistente del signor Praiola ha segnalato la posizione di offside di Esposito. L'impressione è che il suggerimento sia stato esatto. Il guardalinea ha atteso che la palla pervenisse ad Esposito per alzare la bandierina ed arrestare l'azione biancoverde. Pasticcia ora l'Avellino, la rovesciata di Agostini. In seconda battuta c'è il capitano biancoverde Giordano a difendere la propria area. Non riesce il dribbling a D'Angelo. Lamberti, il pubblico si diverte, i ritmi sono abbastanza alti. Ora Serafini, calciatore di colore della Ternana, palla in area di rigore biancoverde, sfera respinta. Monesi aggira bene l'avversario, trattasi di Capasso. Capasso ritorna sul pallone, viene messo giù, calcio di punizione per l'Avellino. Ottavo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Ternana. Equilibrio in campo, anche se la chance più ghiotta è di marca umbra. Lamberti è tu per tu con Gammone, si è lasciato intercettare il Castroterra. Esposito, il gioco di prestigio di Esposito, la rete dell'Avellino con Esposito. Un'anguilla in area di rigore, Esposito, la sua serpentina ha seminato il panico in area ternana, imprendibile per i difensori rossoverdi. All'ottavo minuto il numero 7 in maglia bianca regala il vantaggio ai padroni di casa. Dunque Esposito
porta in vantaggio l'Avellino. Si è rotto l'equilibrio nel punteggio qui a Prato La Serra. E stavamo parlando dell'occasione capitata numero 10 della Ternana Lamberti, che tu per tu con Gammone si è fatto neutralizzare il rasoterra ed è giunto il gol dell'Avellino con Esposito, che con una serie di serpentine ha disorientato gli avversari e con freddezza ha infilato Zingaretti per l'1-0 il Pino. Manaldi, diciamo, della Ternana, che è chiamata a cancellare pesante 0-4 subito in casa dal Napoli nella gara inaugurale del torneo, campionato nazionale under 15 riservato alle società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e di Serie B, e dalla pari del campionato under 16 e under 17, a differenza del campionato primavera, non è stato interessato da alcuna riforma. Il format è identico a quello della passata stagione, poi ne parleremo in maniera più dettagliata. Si gravano gli sviluppi di questa azione, ancora Esposito, onnipresente, bravo anche in fase di protezione. La posizione irregolare dell'attaccante avellinese Pescicolo, fuori gioco di rientro. Riparte la Ternana con Serafini. Ultimo tocco è di un Irpino. Rimessa laterale per la squadra ospite, che è sotto nel punteggio. Trafitta da Esposito al minuto numero 8. Zingaretti, Pompei. Imposta Lamberti. La chiusura di Giordano. Con eleganza, con tempismo, lancio di D'Angelo, la sfera non perviene a Pescicolo, uscita di Gammone, abile a neutralizzare in uscita la conclusione ravvicinata di Lamberti, a tenere i suoi sullo 0-0 prima che Esposito siglasse il gol del vantaggio avellinese, una rete che sta regalando i tre punti alla squadra di casa, ma la partita è ancora lunga, siamo solo all'undicesimo minuto di gioco, anche se nel campionato anche under 15 i tempi hanno una durata di 35 minuti. Calcio di punizione per la Ternana, lancio in avanti, la traiettoria arcuata, attenzione alla sovrapposizione di Colaleli, intervento di Festa in scivolata, gli applausi del pubblico di Fede Biancoverde presente sugli spalti del Modestino De Cicco, che anche quest'anno ospiterà le gare delle selezioni under dell'Avellino. Impianto sportivo, una vera chicca, sbaglia l'Avellino, attenzione ad Agostini che ci ha messo fin troppo per scoccare la conclusione. Riparte l'Avellino con Pescicolo, ancora Pescicolo, perde palla, Esposito, attenzione, si incune Esposito, la parata di Zingaretti sul tocco sotto di Esposito, Avellino vicino al raddoppio, Esposito vicino alla doppietta, stavolta Zingaretti non si è lasciato superare, ancora Esposito che vuole regalarsi un'altra opportunità, si gira ma c'è fuori gioco. Aveva un peccato, la Ternana si è resa pericolosa con Agostini che ha cincischiato fin troppo dinanzi a Gammone facendosi sottrarre il pallone sul capovolgimento di fronte, occasionissima per Esposito che ancora si dispera, stavolta il numero 7 ha tentato il pallonetto, Zingaretti con un riflesso è stato abile a respingere il pallone. Non ha scelto stavolta Esposito la soluzione bassa. Ora è al tappeto un calciatore della Ternana. Gioco interrotto, match gradevole. Siamo al tredicesimo del primo tempo. Avellino in vantaggio per una rete a zero. Osservate dalle immagini come Esposito non riesca a darsi pace per l'occasione sciupata. Sarebbe stato il gol del 2-0.
una rete che avrebbe regalato un buon margine di vantaggio alla squadra irpina. Il gioco è fermo, ci avviciniamo al primo quarto d'ora di gioco. Manaldi è il calciatore infortunato, il numero 5 classe 2003, viene accompagnato fuori dal rettangolo di gioco dal massaggiatore. Ternana momentaneamente in 10, ora vedremo se Manaldi sarà in grado di continuare la disputa del match o se si renderà necessario il cambio. Ricordiamo che il servizio di assistenza viene fornito dalla Misericordia di Avellino. I cui volontari si sono accomodati, come vedete, tra le due panchine. Scarsa intesa intanto tra Festa ed Esposito. Messa laterale per la Ternana, battuta da Colaleli. Rosatelli. Il palleggio di Sabatini, ben contratto da Visconti. Ancora l'Avellino, D'Angelo, Festa, braccato da Rosatelli. Il gioco è interrotto però. C'è rimessa laterale per la Ternana. Con le mani è pronto Coraleli. Fallo di Festa ai danni di Rosatelli. Stavolta c'è calcio di punizione per la Ternana. Batterà il numero 2 Colaleli, invitato dal direttore di gara ad indietreggiare nel posizionamento del pallone. Colaleli, l'appoggio corto per Rosatelli. Ancora Colaleli che prova a saltare Festa, non ci riesce. Può ripartire l'Avellino. Esposito per lo scatto di Pescicolo. Lo insegue Pompei. Ci sarà rimessa laterale per l'Avellino. Pompei è stato bravo prima a contenere Pescicolo e poi ad evitare il calcio d'angolo. Rimessa in zona d'attacco per la formazione di casa. Fa girare palla la squadra biancoverde. Parisi. Controllo errato del pallone da parte di D'Angelo. Messa laterale regalata alla Ternana, ma l'Avellino in pressing riesce a tornare in possesso della sfera. Fallo ai danni di Pescicolo, calcio di punizione per la squadra di casa. L'Avellino, ricordiamo, è in vantaggio per una rete a zero sulla Ternana. Sta decidendo il gol di Esposito all'ottavo minuto di questa prima frazione. Si è rialzato Pescicolo, si allontana dal pallone. Sulla sfera c'è D'Angelo, omonimo del capitano della prima squadra, Angelo D'Angelo. Calcio di punizione, tre gli uomini in barriera. La battuta di D'Angelo è uno schema, la triangolazione non riesce. L'Avellino comunque rimane in possesso palla, Festa. La posizione regolare di Giordano, ma Pompei ha allontanato la minaccia. Il pallone è comunque filtrato, non è stato superato l'ultimo baluardo Pompei. Giordano si stava involando verso la porta. In posizione regolare Capasso, il cross di Capasso. Ci sarà rimessa dal fondo. Zingaretti si è inchinato ad Esposito all'ottavo minuto, ma ha compiuto una prodezza sempre su Esposito ed ha salvato la Ternana dal secondo gol, mantenendo così in partita i suoi. Il dribbling del capitano ternano Sabatini. Aria liberata. Serafini. Appoggio per un compagno. Insiste la Ternana. Palla nella metà campo umbra. D'Angelo
ancora D'Angelo, attenzione, siamo 3 contro 2, D'Angelo insiste, sinistro debole di D'Angelo, che è il disappunto del pubblico di casa, poteva far meglio il numero 10 Campano, potenziale occasione sprecata. Visconti, Festa salva il pallone, poi intervento di Colaleli che ha uncinato la sfera non consentendo ad Esposito di fuggire via, messa laterale per l'Avellino. Festa, si riparte da Parisi, Giordano intercetta il pallone, Serafini di testa, il tocco di Lamberti, l'anticipo di Rossi, il pallone però è schizzato oltre la riga laterale, rimessa con le mani ad appannaggio degli ospiti. Pompei, Zingaretti, ancora Ternana, allontana il numero 2 Siano, palla direttamente in foro laterale. Siamo giunti al 20° del primo tempo, sempre 1-0 per l'Avellino. Agostini tenta il dialogo con il compagno, calcio di punizione per la Ternana, atterrato il numero 10 Lamberti. No, chiedo scusa, trattasi di Agostini, Lamberti batterà il calcio di punizione. Due gli uomini nei pressi del pallone, quel tocco scritto dei due, il cross di Lamberti, palla intercettata da Visconti, messa laterale per la Ternana. Ancora Lamberti, deve girarsi, ancora Visconti, ancora rimessa laterale per gli ospiti. Monesi all'indietro per Pompei, lo scambio con Monesi, Pompei lascia scorrere per Zingaretti, palla sul versante di destra a beneficio di Colaleli. Rosatelli braccato da Festa, Rosatelli prova a sfuggire ai due, viene chiuso in sandwich irregolarmente, calcio di punizione per la Ternana. Manaldi che si è ripreso ed è regolarmente in campo, prova a scoccare il sinistro, Lamberti subisce fallo, il classe 2003 della Ternana piazzato per la formazione rossoverde che può sfruttare questa opportunità. 22° al nostro cronometro, poco più di 10 minuti al termine della prima frazione di gioco che ci ha regalato diverse occasioni da rete, oltre al gol di Esposito che sta facendo pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'Avellino. Folto il muro sistemato da Gammone, posizione ideale per un destro, tende il fischio del direttore di gara, eccolo, arriva calcio di punizione, il colpo di reni di Gammone sul piazzato di Giacomelli, 22°, anche Gammone protagonista, due interventi decisivi che stanno mantenendo sinora la porta inviolata. Il gioco è fermo, il direttore di gara ha visto comportamenti non tollerabili, le raccomandazioni del signor Praiola di Avellino. Si può battere il calcio d'angolo? Ancora no. Direttore di gara ha ancora qualcosa da ridire ai contendenti. La battuta bassa ha intercettato la retroguardia biancoverde. Alla fine Manaldi, per evitare che l'Avellino potesse ripartire, ha scaraventato il pallone in fallo laterale, evitando qualsiasi rischio di sorta. Allontana Serafini, palla ancora in out. Ovviamente l'Avellino punta ad abbassare i ritmi, punta ad addormentare la partita, forte del vantaggio,
conseguito con la rete di Esposito. Occhio a Sabatini. Rosatelli con la Leli, anticipato Rosatelli. Sabatini riesce ad eludere l'intervento di Esposito, ma c'è il fallo di Festa che sarà ammonito. L'intervento duro di Festa punito con il cartellino giallo, e Festa è il primo ammonito di questa partita. Il primo nome nell'elenco dei cattivi. Calcio di punizione per la Ternana, già pericolosa con Giacomelli su calcio piazzato. Ottima la risposta di Gammone, che con un colpo di reni è riuscito a deviare il pallone oltre la trasversale, evitando il peggio. Altra opportunità, adesso ci prova Lamberti sul versante di destra. Molto probabile che ci sia una scodellata in piena area di rigore. E così infatti l'uscita a metà strada di Gammone, ma sulla traiettoria arcuata non interviene nessun calciatore e la palla si spegne sul fondo. 25esimo, 1-0 per l'Avellino. Match winner Esposito. Lamberti. L'Avellino però ruba palla. D'Angelo. Non si intende con il compagno, prova ad approfittarne la Ternana. Ringhia Visconti, D'Angelo, triangolazione con Visconti che non riesce per l'intervento di Monesi sull'avversario. Si distende la Ternana. Siamo quasi all'altezza della lunetta, ci prova dalla distanza Capitan Sabatini. Il direttore di gara ha ravvisato il fallo di mani di Giordano. Protesta il capitano biancoverde, prova a giustificarsi nei confronti dell'arbitro, il quale è inamovibile nell'assegnare il calcio di punizione alla Ternana, che può costruirsi un'altra opportunità. Sempre Lamberti sul punto di battuta, ci proverà di sinistro il numero 10 di mister Borrello. Quattro gli uomini posti in barriera da Gammone. Siamo intorno ai 25 metri. Lo sguardo alla porta per Lamberti, il sinistro di Lamberti, la conclusione smorzata, la presa di Gammone. Il rilancio dell'estremo difensore biancoverde, il pallone rimbalza, lo rincorre vanamente Capasso, rimessa laterale per la Ternana. Pallone filtra, rimessa stavolta in favore dei biancoverdi. No, bisogna ripetere il tutto. Si riparte ancora da una rimessa laterale in favore della Ternana. Manaldi, palla spazzata via, aveva intercettato per un attimo Visconti. Sabatini. Rosatelli, deve stare attento Festa perché è già ammonito. Lotta Esposito, appoggio per Visconti, alza la testa Visconti. Rosatelli, Lamberti, saltato Siano. Serafini sull'out di sinistra, Serafini di gran carriera, ci sarà rimessa dal fondo. L'ultima toccata è stato Serafini. Non protesta nemmeno il calciatore ternano. Buon per l'Avellino. Tutti gli elementi in distinta sia per l'Avellino che per la Ternana sono classe 2003. Pompei. Colaleli accenna al pressing Esposito, con la Leli alleggerisce per Zingaretti. Monesi, palla in avanti, l'anticipo di Sabatini, attenta la difesa biancoverde.
spinto regolarmente D'Angelo. Calcio di punizione per la formazione locale che può così respirare ed imbastire una nuova azione. 29esimo al nostro cronometro, poco più di 5 minuti alla chiusura del primo tempo. Batte Giordano, i suggerimenti del capitano biancoverde all'indirizzo dei compagni, la battuta lunga, la conclusione impossibile di Giordano. Si riprende Monesi per Serafini, il pallone non filtra, Visconti, lo scatto di Capasso sull'out di destra che semina l'avversario. Capasso entra in aria, esce a servire al centro, Pescicolo, terminale offensivo dell'Avellino, 2-0 per i Loop Chiotti allenati da Bevilacqua. 30esimo del primo tempo, la lunga discesa di Capasso, il servizio al centro dell'area per Pescicolo, il tapin vincente dell'attaccante biancoverde. Niente da fare per Zingaretti e l'Avellino va sul 2-0. Gran parte del merito dell'azione da cui è scaturito il raddoppio avellinese va a Capasso, che ha resistito al pressing, al contrasto dell'avversario, poi ha servito la sfera a Pescicolo su di un piatto d'argento. La conclusione è facile facile sotto misura dell'attaccante biancoverde, ha portato l'Avellino sul 2-0. La calcio di punizione per la formazione campana, che già con Esposito aveva avuto l'opportunità di raddoppiare. Davamo la circostanza a Zingaretti a salvare la propria porta, stavolta nulla ha potuto sul tapin, sulla conclusione ravvicinata di Pescicolo. Ancora Avellino sull'area dell'entusiasmo, D'Angelo con la Lely lo mette giù, la spallata irregolare del numero 2 rosso-verde, calcio di punizione per la formazione di casa, che ora sta conducendo per 2-0 sulla Ternana. Ternana che pure ha avuto qualche buona opportunità per poter creare grattacapi all'Avellino, le ha fallite. L'Avellino è stato più cinico sotto porta ed è in vantaggio di 2 reti. Serafini, anticipato Giacomelli da un attento Siano, rimessa laterale per la Ternana. Ci si avvicina all'intervallo, dovrà negli spogliatoi Borrello ordinare un po' i suoi. Manaldi con la Lely, Sabatini, Esposito lo ferma, Festa, perde palla l'Avellino, prova a ripartire la Ternana con la Lely, deve scuotersi la formazione umbra. Avellino è chiamato se non altro a gestire. Visconti, ecco Festa, unico ammonito della gara sinora, lo scatto di Esposito, ma c'è fuori gioco, anche se Pompei aveva comunque sbarrato la strada. Calcio di punizione per la Ternana. Monesi, Serafini, sterza Serafini, appoggio per Manaldi nel cerchio di centrocampo. Sabatini, il capitano. Lamberti, si gira Lamberti, la conclusione dalla distanza, s'adagia Gammone e in due tempi fa sua il pallone. La conclusione di Lamberti non era forte, però piuttosto angolata. Bravo Gammone a distendersi. C'è fallo su D'Angelo, vana la ripartenza di Sabatini. Calcio di punizione per l'Avellino, 33esimo, 2 minuti più eventuale recupero al termine della prima frazione di gioco. L'Avellino conduce per 2-0 sulla Ternana, parziale maturato in virtù delle reti di Esposito all'8° e di Pescicolo al 30esimo.
Lancio di Giordano, intercetta Serafini. Manaldi, Serafini, Giacomelli, salunga il pallone Giacomelli, D'Angelo è poco attento, Sabatini, ancora Sabatini, palla nera di rigore, dalla distanza, conclusione smorzata, l'uscita di Gammone ad anticipare tutti. Estremo difensore fortuitamente ha travolto Giacomelli. Entrambi rimangono contusi, uno scontro del tutto fortuito. Del resto Gammone era in vantaggio sull'avversario nella rincorsa alla sfera. Entrambi i calciatori abbisognano di cure. Azione insistita della Ternana. Fortunatamente si sono rialzati entrambi. Gammone è già pronto a battere il calcio di punizione. Invece Giacomelli deve abbandonare il rettangolo di gioco per le ulteriori cure del caso. Non c'è tempo per battere il calcio di punizione senza concedere alcun minuto di recupero. Il signor Praiola manda le squadre negli spogliatoi al termine del primo tempo. Avellino 2, Ternana 0. Stanno decidendo le reti di Esposito all'ottavo minuto e di Pescicolo al trentesimo. A risentirci per il commento della seconda frazione di gioco. Amici sportivi, alla visione ancora immagini dallo stadio comunale di Pratola Sergamo del Stadio De Cicco. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Ternana, valevole per la seconda giornata del campionato nazionale Under 15 riservato alle società di Serie A e di Serie B. Il primo tempo si è chiuso con l'Avellino in vantaggio per 2-0, frutto delle marcature di Esposito al minuto numero 8 e di Pescicolo alla mezz'ora esatta. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Notiamo sin da ora almeno un cambio tra le fila della Ternana. Numero 14 Borriello è in campo. Vediamo al posto di chi. Partiamo dalla squadra padrona di casa, l'Avellino, rischiera Gammone tra i pali, numero 1, 2 Siano, 3 Festa, 4 Visconti, 5 Giordano, 6 Parisi, 7 Esposito, 8 Rossi, 9 Pescicolo, 10 D'Angelo, 11 Capasso. A disposizione genovese Ferro, Capuzzo, Guarracino, Rinaldi, Buonaugura, De Luca, Musto e Palladino. Allenatore signor Bevilacqua. La Ternana, anzi sono due i cambi effettuati dal tecnico Borrello, dentro anche Jurku, casacca numero 20, testimonianza del fatto che prescindere dal risultato passivo, il tecnico Ternano è affatto contento della prestazione dei suoi. Pescicolo tu per tu con Zingaretti, che ha fallito Pescicolo stavolta, non ha avuto la freddezza, la velocità necessaria per poter far meglio. Sarebbe stata la rete del 3-0 e molto probabilmente sarebbe stata messa la parola fine a questa partita. Si resta sul 2-0. Appena possibile vi leggeremo la distinta della Ternana. D'Angelo circunnaviga, ancora D'Angelo, non si lascia superare Giacomelli. Ci sarà
Calcio d'angolo per l'Avellino, già pericoloso dopo un minuto di gioco. La battuta, palla respinta in piena area di rigore dal numero 6 Monesi. La rimessa laterale è dell'Avellino. Dovrebbe essere uscito Serafini per la Ternana. Palla per Iurcu. Agostini. Intervento di Siano. Se la cava in due tempi il numero 2 Biancoverde. Alle sue spalle c'era l'altro, ne è entrato Borriello. Nella Ternana è stato sostituito Sabatini. Dobbiamo, attenzione a Borriello, palla in aria, Iurcu, il suo tocco, nessun problema per Gammone. Hanno tentato il dialogo i due calciatori che hanno sostituito i compagni nel corso dell'intervallo. Occhio alla Ternana, ora Agostini, Lamberti, Sabatini, Rosatelli. Calcio di punizione per l'Avellino. L'altro calciatore sostituito dovrebbe essere il numero 5 Manaldi. D'Angelo. L'intervento di Giacomelli che regala qualche brivido, regala si fa per dire, ai Ternani. Riparte la formazione rosso-verde. Ultimo tocco è di Rossi. Messa laterale in favore della squadra ospite che è sotto di due reti quando il secondo tempo è iniziato da 4 minuti e 20 secondi. Lamberti. Colpo di testa di Pescicolo, autore della rete del raddoppio, ma l'alba di questo secondo tempo l'attaccante biancoverde ha sciupato una grossa opportunità ed ecco Borriello, l'uscita di Gammone, ma c'era fuori gioco, però c'era fuori gioco e nulla l'azione di Borriello. Resta il gesto tecnico di Gammone, ma il gioco era stato fermato. Avesse segnato Borriello, il direttore di gara non avrebbe assegnato la rete alla Ternana. Colaleli sbaglia, c'è Rossi per l'Avellino, pallone non filtra, Rossi prova a tornare in possesso della sfera, lotta Rossi, alla fine la rimessa con le mani è in favore degli ospiti. Colaleli, Pompei. Vi leggiamo la distinta della Ternana. Zingaretti tra i pali numero 1, numero 2 Colaleli, 3 Serafini, 4 Pompei, 5 Ramanaldi, sostituito da numero 14 Borriello. Poi Monesi, Costatelli, Sabatini, Agostini, Lamberti e Giacomelli. È stato sostituito anche il numero 3 Serafini, al suo posto Iurcu. In panchina siedono Colocci, Settimi, Torto, Scarabattoli, Menghini, Blasi e Giaccherini. Allenatore il signor Borriello. Dirige il match Praiola di Avellino, coadiuvato dai signori Marcone di Nocera Inferiore e Gian Greco di Salerno. Ora piazzato per la formazione di casa, siamo sul versante di sinistra, nugolo di calciatori in aria, sesto della ripresa. Avellino sempre in vantaggio per 2-0 e con la battuta del calcio di punizione. Palla in piena area, sfiora il pallone di testa Pescicolo. Giù del fallo commesso da Borriello ai danni di Visconti che è caduto male. Avellino ha cercato la battuta subitanea ma il gioco è interrotto, non si può riprendere. Duro impatto al suolo per Visconti nel contrasto con Borriello. Le scuse del numero 14 Ternano. Calcio di punizione ancora per l'Avellino. Batterà Capasso,
grande protagonista nell'azione che ha portato Avellino al 2-0. La sua discesa sul versante di destra ha tracciato un solco su quella fascia, poi d'astuzia ha servito il pallone a pescicolo, pallone su cui c'era scritto basta spingere. L'Avellino ha raddoppiato. Il calcio di punizione di Capasso, l'intervento spettacolare di Zingaretti con la mano di richiamo, applausi per tutti sul rettangolo di gioco, fuori per la terrena anche Rosatelli, maglia numero 7. Terzo cambio effettuato dall'allenatore della Ternana. Esce anche Giacomelli, cambia volto la formazione ospite, nel tentativo di recuperare la partita. Dentro Scarabattoli con il numero 16. L'altro calciatore che fa il suo esordio nel match, vediamo di chi si tratta. Tanto seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo per l'Avellino, la bella deviazione di Zingaretti sul perfetto calcio di punizione di Capasso. Palla indirizzata nel 7. Battuta del corner, palla un po' troppo lunga. Per la Ternana è entrato anche Torto con la maglia numero 15. Nessun cambio sinora per la formazione di casa. Ricordiamo che il regolamento prevede la possibilità di effettuare 7 sostituzioni. Messa laterale in favore dell'Avellino. È pronto Festa, unico ammonito sinora del match, a battere con le mani. La palla è buona. Ha provato la volée Capasso. Conclusione sbilenca di Capasso in precario equilibrio. Ora Torto, non lo molla Festa. Tocco del numero 3 biancoverde. Messa laterale per la Ternana. Ancora Torto, altra rimessa laterale. Con le mani Scarabattoli. Sabatini di testa, riparte l'Avellino. Viene fermato Rossi nell'incursione. Ora il break rosso-verde. Ecco Borriello. Lancio per Colaleli. È bravo Siano a beffare l'avversario che non si arrende, rivuole il pallone. Ma c'è rimessa laterale per l'Avellino. Duello tra numeri 2. La battuta con le mani lunga di Siano. Ha intercettato Lamberti della Ternana. Va giù Agostini, lascia correre il direttore di gara, Borriello, ancora Borriello, il dribbling su Siano, Borriello non riesce a mettere la palla in mezzo ma porta a casa un calcio d'angolo. Non si arrende la Ternana, vuole trovare il gol del 2-1 per riaprire i giochi, decimo del secondo tempo, calcio d'angolo per gli Umbri. Palla allontanata, ecco Esposito, occhio alla sua corsa, lancio per Capasso, lo scatto di Capasso, sembra in vantaggio Zingaretti che in scivolata allontana il pallone e fuori dai pali Zingaretti di tuffo, salva sull'avversario, ancora su Esposito, non è finita, D'Angelo per l'Avellino, non supera l'avversario D'Angelo, ha chiesto un po' troppo a se stesso. Capovolgimento di fronte, Borriello, contrasto di Visconti, giallo per il numero 4 biancoverde, secondo ammonito della partita. Visconti va ad aggiungersi a Festa, due gialli entrambi all'indirizzo dei calciatori avellinesi. Protagonista Zingaretti anche in questa ripresa, da ricordare la grande deviazione sul calcio di punizione di Capasso. Piazzato ora per la Ternana, è pronto Colaleli. Si avvicina alla sfera anche il numero 6 Monesi che batte per Colaleli.
Ecco, Valeri salta Capasso, salta anche un secondo avversario, non Giordano. Palasca diventata in fallo laterale. Ora cambia anche l'Avellino. Fuori attaccante Pescicolo, che ha avuto il merito di portare l'Avellino sul 2-0. Dentro il numero 16 Rinaldi. Il programma della seconda giornata prevede, oltre ad Avellino Ternana, Foggia Benevento, Frosinone Crotone, Napoli Perugia, si è già disputata Palermo Ascoli e terminata 3-0 per il Palermo, Pescara Bari e Salernitana Roma. Visconti, lancio per Esposito, rincorso da Scarabattoli. Scarabattoli gli taglia la strada e non evita il calcio d'angolo per l'Avellino. Sarà corner per la squadra di casa. Con tutta la calma di questo mondo va D'Angelo, che non si intende con Esposito. Pasticcio nei biancoverdi, si chiariscono i due. Placcato Sabatini, calcio di punizione per la Ternana. La classifica vede in testa Frosinone, Napoli, Salernitana, Palermo, Avellino, Foggia e Crotone con 3 punti, poi Roma, Benevento, Pescara, Bari, Perugia, Ternana e Ascoli con 0 punti. C'è da dire che Palermo e Roma hanno una gara in meno, intanto va giù Capasso, prontamente aiutato a rialzarsi da Borriello, che viene ammonito. Primo giallo all'indirizzo di un calciatore della Ternana. Sono 3 in assoluto gli ammoniti. Dicevamo di Palermo e Roma che hanno una gara in meno, infatti la partita Roma-Palermo in programma la scorsa settimana, in programma nella prima giornata di campionato, si disputerà domenica 15 ottobre. Quindi il Palermo nell'anticipo, casalingo contro l'Ascoli, ha ottenuto i primi 3 punti di questa stagione. La Roma invece è impegnata in casa della Salernitana. Tanto c'è stata una buona opportunità per l'Avellino. La manovra della Ternana, che sta facendo poco in fase offensiva per tentare se non altro di riaprire la partita. L'Avellino dà l'impressione di controllare agevolmente il match. Pasticcio la retroguarda bianco-verde, torto Gammone, protagonista ancora Gammone, c'è fallo ai danni dell'estremo difensore bianco-verde. Rimane dolorante, probabilmente ha ricevuto un colpo in pieno viso. Primo pericolo portato dalla Ternana nel corso di questa ripresa. Siamo stati smentiti nel giro di pochi secondi, stavamo asserendo che la formazione ospite sotto i 2 reti non aveva portato nessun pericolo di porta di sorta alla porta bianco-verde, e c'è stata un'opportunità sprecata dai ternani per portarsi sull'1-2 e riaprire la disputa. 16° della ripresa. Siamo giunti all'incirca metà frazione. Si rialza il portiere bianco-verde, anch'egli protagonista nel corso di questa partita. Calcio di punizione per la formazione di casa. Il colpo di testa di Torto, rimessa laterale per l'Avellino. Esposito lotta con Torto, ultimo tocco è suo, rimessa per
i rossoverdi d'Umbria. Rincorre il pallone il numero 10 D'Angelo. Pompei all'indietro per Zingaretti, subito di destro ad imbeccare il numero 20 Junco. Sabatini, Rossi, trascina il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Riparte la Ternana. Sabatini, l'apertura sulla sinistra per Colaleli, gli si fa sotto Capasso. Borriello sbaglia, serve involontariamente un avversario, cicca il pallone Rinaldi, ma c'è D'Angelo per l'Avellino. Monesi in difficoltà sull'avversario, Esposito si impossessa del pallone, prova a scherzare l'avversario, il pallone gli viene sottratto, prova a ripartire la Ternana, rimessa laterale per l'Avellino. Borriello si è trascinato il pallone fuori dal sintetico, erra la rimessa Siano, c'è l'inversione. Visconti, Rossi, Pompei ci mette il destro sul tentativo di incursione di D'Angelo. Avanza Sabatini, fermato, c'è Lamberti per la Ternana. Ultimo tocco di Capasso con la Leli, il palleggio di Borriello, ancora Borriello, va giù Siano, non c'è fallo per l'arbitro, si beccano Siano e Borriello, adocchiati entrambi dall'arbitro, ancora Siano, Borriello lo beffa, c'è la spinta del numero 14 Ternano che si arrabbia per la decisione dell'arbitro, il quale ha accordato il calcio di punizione all'Avellino. Il tempo scorre, 19esimo, l'Avellino sta accarezzando il sogno di conquistare la seconda vittoria in campionato, di portarsi in testa alla classifica a punteggio pieno con 6 punti. Pasticcia la Ternana con la Leli, Visconti non lo molla, gli ruba il pallone, fallo su Siano, strattonato irregolarmente da Colaleli. Ecco Capasso per l'Avellino, si incunea Capasso, entra nella di rigore, sarà ammonito Monesi, ha sgambettato platealmente Capasso fuori dall'area di rigore. Calcio di punizione per l'Avellino. Indicazioni del tecnico avellinese Bevilacqua all'indirizzo di Capasso. Dialogano a distanza i due. Batterà Capasso il piazzato. Sistema il mini muro difensivo Zingaretti. Due uomini in barriera per lui. Ecco il fischio dell'arbitro. Parte Capasso. La conclusione alta, tiro di sinistro che non si abbassa a sufficienza. Altro cambio tra le fila ternane, fuori il numero 9 Agostini, al suo posto il numero 17 Menghini. Colaleli, ecco Menghini che tocca il primo pallone, messa laterale per l'Avellino. Applauso ironico di Capasso all'indirizzo di Borriello che sta battibeccando un po' con tutti, e anche Borriello deve fare attenzione, è stato già ammonito.
Manaldi, Menghini, anticipato Esposito da Torto. Esposito per un attimo ha toccato il pallone, poi va giù al tappeto, si rialza Esposito, la Ternana non sfonda, prova a ripartire l'Avellino, è in posizione irregolare il numero 10 D'Angelo. Si ripartirà da un calcio di punizione per la Ternana, 22esimo della ripresa, sempre 2-0 per l'Avellino. Menghini è entrato da poco al posto del numero 9 Agostini, con la Leli all'indietro per il numero 6 Monesi. Prova a cambiare gioco Monesi, bravo Festa a lasciar scorrere il pallone in faro laterale, con una spallata ha messo fuori causa Torto. Sabatini, ancora il capitano Ternano, l'appoggio per Menghini, con la Leli prova a verticalizzare la squadra ospite, l'Avellino attento, si chiudono benissimo le maglie bianche, la Ternana riparte con Scarabattoli, la presa di Gammone, il rilancio del portiere biancoverde, il colpo di testa di Pompei, ma l'Avellino in possesso palla, D'Angelo però è in fuorigioco sull'assist di Esposito. Ancora palla per Menghini, avanza Menghini, Sabatini, Colaleli, sempre Colaleli che prova a verticalizzare, l'intervento di Siano, Capasso, Rossi, appoggio sulla sinistra per Esposito e Scarabattoli alle calcagne, ancora Esposito, ci sarà calcio d'angolo per l'Avellino. No, c'è rimessa laterale, non c'è calcio d'angolo, sembrava corner. Avellino che comunque resta in zona d'attacco, palla in aria, Esposito, D'Angelo non riesce a liberarsi al tiro, ora Junku, una serie di batti e ribatti, D'Angelo, Capasso, laggiù Capasso, tutto regolare, contropiede Ternano con Lamberti che sbaglia tutto, Monesi scaraventa il pallone direttamente in tribuna, rimessa laterale per l'Avellino, Borriello sta facendo di tutto per farsi ammonire per la seconda volta e farsi cacciare. Ancora una rimessa errata da parte dei calciatori biancoverdi per l'ennesima inversione del faro laterale da parte dell'arbitro Zingaretti. Monesi, anche egli già ammonito, quasi si allunga il pallone consentendo a Capasso di intercettare e di arrestare l'avanzata dell'avversario, rischia Menghini, infatti ha qualche problema nel servire i compagni, alla fine c'è fallo, calcio di punizione per la Ternana. Il regolamento del campionato nazionale Under 15 non ha subito variazioni nel corso della pausa estiva, ci sono quattro fasi successive, seguiamo questa azione biancoverde, D'Angelo, servizio in profondità per Esposito, troppo lungo, calibrato male la misura del passaggio, dicevamo quattro fasi successive, gironi eliminatori con gare di andata e ritorno, formula cosiddetta all'italiana, poi ci sono i playoff, primo e secondo turno in gare uniche, i quarti di finale
con gara di andata e ritorno, la fase finale a 4, semifinale e finale per il primo e il secondo posto in gara unica. 42 squadre partecipanti in tre gironi da 14. Alla fine della prima fase le prime e le seconde classificate dei gironi accedono subito ai quarti, la terza e la quarta e le due migliori quinte disputeranno invece i play-off. Lo scatto di D'Angelo, c'è Monesi in anticipo, Monesi si complica un po' la vita, infatti c'è rimessa laterale per la formazione di casa. Con calma Festa, 27esimo, poco meno di 10 minuti alla fine di questa partita che vede avvenire in vantaggio per 2-0, la formazione di casa avvicina alla prima vittoria casalinga di questa stagione, successo che farebbe il paio con l'intera posta in palio conseguita nel derby di Benevento. Calcio di punizione ancora per l'Avellino. Trenana che rimarrebbe ferma a quota 0 punti in classifica. Rossoverdi che non stanno riscattando la debacle interna con il Napoli. Gli azzurri hanno sbancato Terni per 4-0. Calcio di punizione per la formazione ospite. In azione i rossoverdi. Palla per Menghini. Borriello. Sbaglia Borriello. Capasso. Anticipato Esposito. Monesi. Lancio lungo, intervento di Siano, Parisi, Rossi, Festa, Esposito, la palla è uscita. Messa laterale per la Ternana, sta per scoccare la mezz'ora del secondo tempo. Monesi. Colaleli. Guadagna metri la squadra umbra. Colaleli. Anche Colaleli sbaglia la battuta del fallo laterale. Altra inversione stavolta in favore della formazione campana. Batte Siano con le mani. Visconti, ancora palla per Siano che opta per il lancio lungo, si è impostato della sfera ma solo per un attimo Sabatini. Era buona l'idea di Rinaldi di servire Esposito, ma si sono chiuse le maglie Ternano e il pallone non è più arrivato al numero 7 biancoverde. Si arrabbiano Menghini e Borriello, non se ne sono mandati a dire i due calciatori ternani. Si riprende a giocare Visconti, palla per Capasso, il sombrero di Capasso, intervento di Lamberti, poi quello di Borriello. Prova a tessere la tela la Ternana, ma l'Avellino non concede nulla, è attento Monesi, attento in chiusura anche Pompei, a nostro avviso il migliore dei ternani. Occhio a Lamberti che viene fermato, appare innocua, non appare in grado di far male la squadra ospite. Pompei su D'Angelo, se la cava il numero 4 rossoverde spedendo il pallone in faro laterale. Sta per arrivare il turno di De Luca per l'Avellino. Andiamo al posto di chi subentra,
De Luca al 32esimo sostituisce il numero 10 D'Angelo. 3 minuti più recupero alla fine di questa partita. L'Avellino under 15 è vicina alla prima vittoria casalinga in questo campionato. Ancora la formazione locale che prova a penetrare nella di rigore. Tentativo vano, sbaglia Pompei, rimedia Menghini, si distende la Ternana. Intervento in chiusura di Siano, puntuale. Rinaldi, Rossi, ancora Rossi a distanza, Rossi con il destro, conclusione senza pretese, palla abbondantemente alta. Zingaretta invita i suoi a salire, anche se manca davvero pochissimo, 2 minuti più recupero, servirebbe un miracolo alla Ternana per portare a casa un risultato positivo. Gioco interrotto, occorre il pallone che si è perso nel fondo che lambisce l'impianto sportivo di Prato La Serra. Va giù Visconti, calcio di punizione per la formazione di casa che sta gestendo in maniera agevole il risultato. La Ternana non sembra più creare pericoli alla formazione biancoverde, deve recuperare 2 reti quando manca 1 minuto alla fine del tempo regolamentare. Doppio vantaggio maturato nel corso della prima frazione, ha sbloccato Esposito all'ottavo, ha raddoppiato Pescicolo al 30esimo. Un paio di buone opportunità per i padroni di casa nel corso della ripresa, ma si resta su 2-0. Si lotta con Esposito, ancora Esposito tiene palla, serve Rossi, l'uscita di Zingaretti ad anticipare l'avversario. La Ternana ora, Borriello, ancora Borriello, il filtrante per il numero 20, Junco, che dimezza lo svantaggio proprio al 35esimo minuto. Fiammata Ternana con Junco, che in uscita ha battuto da posizione defilata Gammone per il 2-1 ora per l'Avellino. Fuori Esposito, deve stringere i denti la formazione di casa. Fuori Esposito per l'Avellino, al suo posto il numero 20 Palladino. La fiammata Ternana, il filtrante di Borriello, l'avversante di sinistra, il tocco da posizione angolata di Iurcu. Nulla da fare per Gammone, superato nell'uscita. La Ternana di mezzo allo svantaggio. Siamo in piena fase di recupero. Rimessa laterale per la squadra ospite. Il direttore di gara comunque dà un'occhiata al cronometro. Ultimi disperati assalti dei Ternani. Sabatini. Bisogna sprecare quanto costruito sinora. Occhio a Borriello. Alla fine numero 14 finisce col trascinarsi il pallone sul fondo. Buon per l'Avellino che può guadagnare altri secondi. Le raccomandazioni dell'arbitro al portiere avellinese Gammone nell'essere più solerte nella battuta. Capasso perde palla, la Ternana non si arrende. Intervento in chiusura di Giordano, ancora Giordano, abile scaltro
per far rimbalzare il pallone sul corpo di Colaleli. Altra rimessa laterale per i padroni di casa, che devono lasciar trascorrere i secondi. Calcio di punizione per i campani, buon per l'Avellino. Altro tempo che va via. Batte Giordano, il capitano biancoverde. Palla in avanti. Il colpo di tacco di Pompei. Altra ripartenza della Ternana. Attimi palpitanti di partita. Lamberti dalla distanza, casotaga debole. Apprensione ora per l'Avellino. Bisogna resistere. Siamo in pieno recupero. Bisogna regalare ripartenza agli avversari. Menghini. Pressing di Festa. Palla ricacciata nella metà campo ternana. Non fischia il direttore di gara Visconti. Ecco Torto in lotta con Festa, brava a venire fuori da una situazione complicata. Ora Capasso, importante anche tenere palla. Capasso si invola, Capasso entra in area di rigore e solo in area il numero 18 De Luca, che viene anticipato. C'è fuori gioco però. Occhio alla Ternana, non deve distrarsi l'Avellino. Calcio di punizione per la formazione ospite. 39esimo, siamo al quarto minuto di recupero. Il direttore di gara non fischia. L'ultimo disperato assalto della Ternana, che d'improvviso si è ritrovata in partita. Triplice fischio, non c'è tempo per battere il calcio di punizione. L'Avellino batte la Ternana per 2-1 con qualche brivido nel finale. Le reti. Nel primo tempo i locali passano in vantaggio con Esposito all'ottavo minuto. Al 30esimo raddoppia il numero 9 Pescicolo. Nel finale, nel corso della ripresa, al 31esimo Junco accorcia le distanze per la Ternana, ma il risultato non cambia più. Avellino vince per 2-1 e si porta in classifica a quota 6 punti. La Ternana resta ferma a 0. Dal modestino De Cicco di Prato la Sacra è tutto. Mi mascolisi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.